Passo forse la parola all'assessora, se... Sì, grazie Margherita. Allora, due riflessioni, lavorando sulla trama e l'ordito che ci ha dato Margherita. Il primo punto, usando però il canone inverso, lo sviluppo, secondo l'innovazione, terzo l'educazione. E per contro il concetto di politiche pubbliche, di spazi ibridi e di artefatti. Vedete, uno dei dati essenziali del tema dello sviluppo che noi stiamo trattando oggi è che il concetto di sviluppo su cui noi stiamo lavorando in questo momento è straordinariamente diverso da quello di 20-25 anni fa. Dalla fine del secolo scorso noi abbiamo avuto un andamento dell'economia a livello mondiale che ha presentato una maggiore instabilità, mentre prima la variazione dell'economia mondiale variava ogni anno al massimo più o meno 2%, 2,5%, oggi siamo a dati di fluttuazione che sono di 10 volte tanto. Soprattutto fra il massimo di crescita dei paesi terzi, prima la Cina, ma oggi il Vietnam ad esempio, e ad esempio l'Italia, ormai ci sono 10-12 punti percentuali di differenza. Dall'altra parte il dato di instabilità è molto più alto, non si era mai vista una crisi così lunga e così prolungata. In questo contesto il primo dato che salta fuori è che diventa straordinariamente difficile parlare di sviluppo economico usando come metodo di misura il metodo di misura paese. Cioè, mai come in questo momento i dati nazionali rappresentano gli andamenti dell'economia, perché all'interno di una stessa economia, dopo 7 anni di crisi, 12 anni di euro, 15 anni di globalizzazione, noi abbiamo comportamenti straordinariamente diversi. Il dato più diverso che noi abbiamo è fra quelle imprese che sono state capaci fin dall'inizio di muoversi a livello globale e quelle che non ce l'hanno fatta. Voi lo vedete, il dato italiano è un dato purtroppo drammatico, perché nel migliore dei settori che noi abbiamo, che è il settore più esposto alla concorrenza internazionale, ma anche quello che più è stato capace di muoversi, che è la produzione di macchine, compresa la robotica, questo è il nostro settore oggi più dinamico. Noi abbiamo in buona sostanza un quarto delle imprese che continua a crescere nonostante la crisi, anzi, cresce proprio perché c'è la crisi, perché all'interno della crisi ha dimostrato una forte capacità di leadership, e dall'altra parte i tre quarti che non ce la fanno. D'altra parte la stagnazione del paese vede sostanzialmente questa frattura. La frattura è una frattura importante perché in realtà sono imprese che domandano cose diverse. Guardate, uno degli effetti della crisi è proprio questa, che fino a un certo punto voi potevate immaginare che i sindacati, le associazioni industriali, le istituzioni, i partiti potessero rappresentare tutti. L'esempio che io faccio è questo, guardate, quando le due dita sono assieme, vedete la riga in mezzo fra le due dita come la rappresenta tutte e due? Quando un sistema fa così, in realtà non sai più chi rappresenti, anche perché una parte del paese, quella che non cresce, domanda più difese e più tutela, ad esempio in termini di politiche delle persone, domanda cassa integrazione, domanda attività di primo inserimento, domanda la possibilità di essere accompagnato di un lavoro qualsiasi, la parte alta domanda delle cose molto diverse, domanda un'educazione molto spinta, molto mirata, domanda una tipologia di profili educativi che permettono di accelerare ancora di più l'inserimento a livello mondiale. Quindi noi stiamo operando in un contesto molto diverso dal passato, perché mentre in passato tu potevi immaginare che vi era una capacità del sistema industriale di proseguire crescendo, in fondo, direi quasi per trascinamento delle competenze esistenti, perché in fondo era un'innovazione incrementale che garantiva lo sviluppo. Noi oggi siamo in una situazione in cui questa incrementalità è stata frazionata da comportamenti diversi di un sistema produttivo che si sta frazionando, ma direi di più, di un sistema sociale
che si sta frazionando e diventa sempre più molecolare. Molecolare è un termine molto caro più ai sociologi che non agli economisti, ma credo che in questa volta qui l'ibridazione diventi necessario. Quando un sistema sociale diventa frammentato e molecolare, allora capite che l'educazione ha anche una funzione in più. Non è semplicemente quello di attribuire funzioni tecniche che possano rispondere ai fabbisogni della parte in crescita o competenze minime per la parte in recupero, ma la funzione educativa è una funzione anche di ricucitura del sistema. Il sistema educativo è uno dei pochi luoghi in cui si possa compiere una funzione di ricucitura del sistema. Qua io ricordo la bellissima ricerca di Banca d'Italia sui 150 anni della Unità d'Italia, sui 150 anni dell'industria dell'Unità d'Italia, la quale ricordava, proprio analizzando la funzione propria del sistema educativo in Italia, come questo in un qualche modo nel tempo abbia perso funzione stimolante e trainante dello sviluppo, proprio perché ha perso la connessione con i sistemi produttivi. E ricordava che un sistema educativo, nella nuova situazione in cui si genera, ha tre funzioni fondamentali. Permettere, uno, l'utilizzo al meglio delle tecniche disponibili al momento. Nel nostro caso la robotica, nel nostro caso tutto il web del mondo possibile, nel nostro caso tutta la conoscenza del sistema bio che esiste. Secondo, quello di aumentare la comprensione, perché se noi oggi ci muoviamo in un mondo più aperto, in un mondo più globale, questo non vuol dire che sia aumentata la nostra capacità di capire, forse può darsi che la nostra capacità di comprensione si sia ridotta. Se noi dobbiamo interagire, per darvi un esempio, con l'India, sentivo prima Margherita che parlava di India, o dobbiamo interagire col Vietnam, o dobbiamo interagire semplicemente nel contesto locale di moda, in un contesto in cui le culture che oggettivamente sono presenti nel contesto locale sono diverse, vuol dire che deve aumentare la nostra capacità di comprensione, non calare. È molto più complicato oggi capire. Faccio un esempio, se voi avete dei bambini in una classe, ma in una classe a Modena, in una classe a Bangkok, e in quella classe avete bambini che vengono da famiglie che hanno storie diverse, hanno culture diverse, hanno religioni diverse, hanno modi di percepire gli altri in maniera diversa, beh, diventa molto più complicato dire che io ho una classe a cui insegno a tutti nello stesso modo. Tutti hanno lo stesso diritto di avere l'insegnamento, ma probabilmente c'è un problema di comprensione che aumenta in maniera straordinaria. Ma la terza cosa che torna, ed è particolarmente vicina alla nostra sensibilità emiliana, è l'idea che la scuola serve a fare capitale sociale, cioè serve a fare tutti quegli elementi di legame fra le persone che sono l'unico vero elemento che permette di affrontare una fase di sviluppo instabile, incerto e a volte anche rischioso, perché è tendenzialmente per taluni a zero e per altri a 15. Il bisogno di capitale sociale aumenta straordinariamente di più col prolungarsi della crisi, perché è l'unico modo con cui tu riesci a sostenere una situazione di per sé insostenibile. Allora è chiarissimo che il sistema di trame ordito che Margherita ci ha dato prima da sviluppare diventa cruciale. Diventa cruciale perché l'innovazione educativa diventa il modo con cui tu tenti di affrontare, come insegnante, come scuola, come sistema educativo, una situazione che nella tradizione italiana non ha precedenti. Faccio notare che nella tradizione italiana noi veniamo da un'epoca in cui la conquista della scuola nazionale, che è stata una conquista e va rilevata, dall'idea di una scuola laica, e qui vi ricordo che stiamo parlando della legge Casati 1859, addirittura prima dell'Unità d'Italia, alla legge Coppino-Zanardelli che estese il diritto e l'obbligo di istruzione di base dai 6 ai 9 anni per tutti, siamo nel 1878, via avanti, avanti, avanti fino ai giorni nostri, in realtà ha portato avanti una grande conquista, cioè l'obbligo di istruzione per tutti, dai 9 anni
ai 16, molte volte però imponendo per un verso anche un canone nazionale di istruzione che in realtà affrontava situazioni fra di loro molto diverse. Questa idea del come fai a garantire a tutti un canone di base di educazione che però sia in grado di cogliere le diversità di una popolazione sempre più diversa, io credo che oggi sia uno dei temi principali oggi del nostro sistema educativo. La seconda cosa è che è un sistema educativo che è stato molto frazionato e sedimentato, soprattutto nei confronti del sistema produttivo. La cosa che dicevamo prima è che dicono anche, che dice soprattutto Sestito nei suoi molti lavori a Banca d'Italia, il rapporto col sistema produttivo nella nostra tradizione, nella nostra cultura è stato fortemente segmentato. Da una parte avevi i licei in cui non si parlava di industria, avevi le scuole tecniche in cui avevi un rapporto con l'industria essenzialmente di carattere tecnologico, tecnico, e avevi le scuole professionali in cui vi era una formazione di rapporto con l'industria che era molto operativa ma anche molto subalterna. Questa idea che nel rapporto con l'industria vi fossero tre tipologie di scuola differenziate, ma che anche a livello universitario tu di fatto avevi attività e specialismi non dialoganti fra di loro che si rivolgevano al sistema produttivo ognuno per conto loro in posizione iperspecialistica e non in posizione interattiva con le altre forme di cultura, io credo che sia uno dei principali limiti della nostra capacità educativa e del nostro sistema educativo. Perché? Perché di fatto privilegiano di volta in volta una delle parti che vi ho detto prima, o la capacità di usare lo strumento, o la capacità di comprensione, o la capacità di sviluppo di funzioni connettive del sistema sociale. A me pare che questo sia oggi la cosa più complicata. E qui allora il discorso sulla robotica, io credo che diventi interessante se però noi riusciamo a ricomporre questo quadro. Se cioè tramite la robotica, come strumento avanzato di produzione, no, però noi riusciamo a fare delle sperimentazioni didattiche che permettano ai ragazzi, ma anche ai loro insegnanti, non solo di enfatizzare il carattere tecnico e specialistico di utilizzo dello strumento, ma contestualmente anche però di capacità di comprensione di quello strumento, non solo a cosa serve, ma anche a quali bisogni risponde, ma anche in quale contesto di mercato, in quale contesto sociale si va a collocare. Ma nel contempo anche come quello strumento ha un senso soltanto in un sistema organizzato di produzione che può essere centralizzato in un'impresa verticalizzato, può essere riarticolato in una funzione che nella nostra storia si chiama distretto, ma su cui però devo fare un'altra riflessione. Come si sta riorganizzando la produzione a livello mondiale? Noi abbiamo dei dati molto evidenti. La produzione a livello mondiale si sta organizzando, ritornando a segmentarsi per fasi, e in questo devo dire che l'approccio classico che abbiamo seguito in molti in questi anni di emergente isteria neoclassica torna a essere invece l'unico strumento di lettura, in cui tu prendi un ciclo produttivo e lo segmenti per fasi. Le diverse fasi produttive in realtà però vanno allocate laddove ci sono dei vantaggi competitivi. Certo, nella nostra tradizione, e in particolare in quella di Modena, era il territorio che faceva da collante della messa insieme delle diverse fasi produttive. Era il territorio che faceva da regola generale di relazione fra le fasi produttive. Cioè quella regola che nel vecchio impianto fordista era dato dal fare interne, internalizzazione delle fasi, nel contesto di distretto veniva esternalizzate dalla fabbrica, ma internalizzate in un territorio. La tendenza che noi stiamo registrando è che questa cosa viene meno, non tanto perché viene tutto reinternalizzato, ma perché alcune fasi vengono spostate in condizioni diverse. All'aumento, ad esempio, dell'estensione del mercato, alcune fasi finali si spostano là vicino
dove sono sostanzialmente i consumatori finali, sono tutte le attività pesanti. Però è anche vero che all'aumento dell'estensione del mercato riemergono delle economie di scala significative nelle fasi iniziali del ciclo, cioè quelle che vanno dalla materia prima alle prime lavorazioni. Ad esempio, nella produzione meccanica è assolutamente evidente che se i produttori meccanici compravano prima l'acciaio da qualcuno, adesso tendono a comprare anche le componenti base da qualcuno, perché sulle componenti base si rigenerano condizioni di vantaggio competitivo, di scala. Un'analisi recente fatta da Unicredit e Prometea, tra l'altro, dimostra in maniera molto chiara come negli ultimi anni vi sia stata una fortissima concentrazione delle imprese italiane più operative a livello globale nella fase finale di produzione. Perché nella fase finale di produzione? Perché nella fase finale di produzione puoi svolgere funzioni ad alto valore aggiunto, però sostanzialmente con attività di piccola dimensione. Perché è anche in aziende di piccola dimensione che tu puoi fare il massimo di arricchimento di funzioni produttive. Mentre la fase iniziale del ciclo e la fase finale del ciclo, in realtà tendi a o a comprare da altri, e quindi tutta la componentistica la compri da grandi produttori che tendono a essere essenzialmente oggi o cinesi o giapponesi, ma anche tedeschi, ma soprattutto alla fase finale del ciclo oggi tende ad essere in mano ad altri. Pensate nell'industria dell'abbigliamento. L'industria dell'abbigliamento ormai vede il distributore finale essere essenzialmente una grande impresa francese, perché se voi dovete distribuire su tutto il mondo torna rilevante avere grandi dimensioni distributiva, il successo di Vuitton e Pinot. Nel caso delle macchine questo è meno evidente, perché la filiera fra il produttore e il distributore è più corta, perché se voi fate packaging per sigarette, i produttori di sigarette al mondo sono 50 e quindi è più corta. Però un elemento di forte concentrazione dei produttori italiani di successo nella fase finale di produzione, non sempre avendo il controllo finale del mercato, è il dato rilevante. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che questo è il momento di rilanciare una forte sperimentazione didattica a tutti i livelli. Primo, per permettere intorno a un fatto rilevante come le macchine, l'uso delle macchine, la robotica, una tipologia di didattica che partendo dall'artefatto, partendo dallo strumento, però permette ai ragazzi di avere una visione più ampia, non voglio dire olistica, ma sicuramente a larghissimo spettro, su tutte le cose che sono inerenti a quell'artefatto. Primo fra tutti, la conoscenza dei mercati. È finita l'epoca in cui uno si metteva lì, diceva io produco per il magazzino. Il magazzino non esiste più, ma se non produci per il magazzino, la possibilità di generare valore aggiunto dipende da quello di avere un rapporto direttamente con l'utilizzatore finale. E quindi una straordinaria capacità di comprensione. Tanto più la vostra produzione è una produzione che incide sull'innovazione di quell'altro, tanto più diventa rilevante il dialogo continuo con quell'altro. Cioè se voi fate un prodotto finito, voi potete in un qualche modo domandarvi chi lo utilizzerà in modo da anticipare i suoi consumi. Se voi fate una macchina di produzione, o fate un mezzo di produzione, ancora di più il co-design implica che voi capiate dove finisce la vostra macchina, perché e che cosa deve fare. Cioè aumenta il grado di comprensione. Comprensione nel senso letterale del termine, cioè dovete comprenderlo insieme al vostro operatore finale, il vostro cliente finale. Cioè aumenta il bisogno per chiunque lavora su una macchina di capire che quella macchina è uno strumento, ma il valore aggiunto è quello che voi gli fate fare a quella macchina. Per quanto la macchina sia un robot, un automa intelligente, voi dovete dimostrare al ragazzo che impara a usarla che lui deve essere più intelligente della sua macchina. Dall'altra parte c'è un tema però, che questo non può essere individuato come un fatto isolato, deve essere un fatto di ricostruzione di sistemi. Sistemi di impresa, e nella nostra logica il sistema di imprese è tanto più capace di resistere e di essere resiliente al cambiamento, quanto più è un sistema plurale. Quindi la capacità su quella cosa di esercitare più persone con culture diverse, con capacità diverse nella ricostruzione di un distretto che sempre meno parlerà uno stesso dialetto,
e sempre più dovrà essere capace di interloquire su linguaggi diversi. Su questo mi sembra che il workshop proposto dall'Officina sia straordinariamente importante, perché è per definizione un luogo da spazio ibrido. E vi faccio notare che anche gli spazi ibridi nelle politiche pubbliche sono progressivamente cambiati, perché se la politica pubblica all'inizio pensava che fosse una questione di incentivi, questo viene sempre meno, perché viene sempre di più evidente la necessità di luoghi di ibridazione. Prima si chiamavano incubatori, immaginando che fossero dei piccoli luoghi di generazione di imprese finite, poi si sono chiamati acceleratori, nel senso che hai immaginato che tu dovevi, laddove si generavano le idee, accelerarle, e quindi sempre più incubatori di spin-off da ricerca. Questa idea che oggi sta emergendo, devo dire in maniera anche molto legata alle mode, del Fab Lab, cioè di un laboratorio di fabbricazione in cui si recupera anche una funzione di dexterity, cioè di capacità di utilizzo manuale, mi pare sia un altro degli elementi fondamentali. Cioè, come dicevano gli antichi, come diceva Smith, il risultato della trasformazione non è mai figlio di una cosa sola, è figlio di skill, dexterity and judgment, dove lo skill sono le competenze che ti vengono insegnate, il dexterity è la capacità manuale di realizzarle e il judgment è la capacità di ragionarci su. Allora, il luogo dell'ibridazione, ho l'impressione che debba essere veramente un luogo in cui la capacità di un'università deve essere quella di presentarsi con tutta la sua gamma di competenze, la più ampia e la più variata possibile. Secondo, deve essere un luogo in cui vi sono esperienze di dexterity, cioè di produzione, trasformazione, di manifattura nel senso letterale del termine, ma quindi anche di capacità professionale di esercitare un'attività manuale che oggi si è persa, dove la manualità non è soltanto quella della lima, è ovviamente anche quella del web, ma che comunque ha una componente di routine applicativa che non può essere dispersa, però con un judgment che deve avere una visuale di riferimento molto più ampio. Io credo che questo sia il tema su cui oggi si presenta la trama e l'ordito di cui Margherita faceva riferimento, ma credo anche che sia l'unico modo con cui il nostro Paese ritrovi un percorso di sviluppo che abbia delle caratteristiche non divaricanti e devastanti per la struttura sociale, ma ricomponenti il sistema sociale, cioè un aumento di capacità educativa che sia pervasiva di tutto il sistema sociale, credo che sia l'unico modo per darsi un percorso di ritorno allo sviluppo. Quindi, bene e buon lavoro.